Io vi saluto, vi porto i saluti dei Veneti, per quello che noi rappresentiamo i Veneti. Siamo una formazione nata da poco, ma che già sta riscuotendo delle aspettative, si sta coprendo quello che era un vuoto politico che era emerso in Veneto. Un vuoto politico che rappresenta quella che è comunque una situazione anche, se vogliamo, dei popoli del nord Italia, appunto, anche se nord Italia per me forse è l'Emilia Romagna e la Toscana dal mio punto di vista. Sabaudi, bravissimo. Qual è questa crisi? È la crisi che conosciamo tutti, è la crisi di una situazione, di uno Stato che ormai sta dando gli ultimi segnali, gli ultimi rantolini probabilmente di vita propria. Purché noi veneti, noi friulani, noi lombardi sappiamo, nel Veneto, in Friuli, in Lombardia, creare un nuovo percorso politico, creare un'alternativa e occupare questo vuoto che è emerso. Qualche giorno fa un ministro, ma non un ministro a caso, un uomo di Stato che da 30 anni occupa posizioni di potere e ha cambiato solo le sigle attraverso le quali è stato eletto, ma è praticamente da sempre al governo, nel paragoverno, ha pronunciato per la prima volta la parola proibita, bancarotta, no? Sacconi ha evocato e ha cominciato a farci entrare in testa e ad abituarci al concetto di bancarotta finanziaria dell'Italia. Giusto per capire, lui ha fatto riferimento all'Argentina, la nostra è una situazione molto più grave di quella dal punto di vista finanziario. E noi sappiamo anche qual è la realtà da un punto di vista economico che si prospetta per noi, per, voglio dire, le persone, i cittadini di uno Stato, i sudditi di uno Stato, in seguito a quella che è una crisi, una bancarotta finanziaria. Significa che lo Stato semplicemente, con ogni probabilità, rispetto a quello che potevano fare i regni e gli stati dell'antichità, quando si trovavano in queste situazioni facevano guerre e rastrellavano quel poco che avevano i cittadini, perché comunque i cittadini avevano poco, erano poveri, adesso che comunque noi un minimo di proprietà ce la siamo costruita, verranno a razziare la nostra proprietà, cominciando i conti correnti, molto semplicemente. Io mercoledì ho appuntamento con una rappresentanza italiana di una banca austriaca, perché comunque quei pochi soldi che ho me li trasferirò su un conto corrente austriaco, perché io non lo so quanto durerà questo stato. Detto ciò, solo per ritornare alla realtà comunque generale, noi veneti non ci siamo rassegnati a questa situazione, abbiamo individuato un percorso politico che è un percorso politico internazionale, perché se c'è un difetto che l'Italia ci ha portato è quello di ragionare in termini provinciali, perché l'Italia è provinciale nel mondo. Lo Stato italiano è estremamente provinciale e noi dobbiamo scrollarci addosso questo essere provinciali e guardare cosa fanno gli altri popoli d'Europa. In Scozia, per la prima volta, c'è un primo ministro indipendentista in questi anni. In Catalunya, in Euskadi, nelle Fiandre, da 2 anni, in Belgio, non c'è un governo, perché i fiamminghi hanno cominciato a difendere i loro interessi anche politicamente. In Montenegro, un paio di anni fa, hanno conquistato la propria indipendenza attraverso un esercizio democratico di un referendum per l'indipendenza, grazie a una nuova classe dirigente che è divenuta interlocutrice della comunità internazionale e ha fatto un accordo, secondo quello che ormai è un percorso stabile, riconosciuto, che chiaramente ogni popolo avrà in modo un po' diverso, ma che si basa sulla democrazia e sull'autodeterminazione. Ecco, noi Veneti abbiamo deciso, noi Partito Nazionale Veneto, di percorrere questa strada, la strada dell'indipendenza, la strada dell'autodeterminazione attraverso l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto, grazie alla conquista del consenso popolare nella regione Veneto. E partiremo esattamente come il fronte friulano dai comuni, con la creazione di liste civiche, in particolare nel Veneto orientale e in quei comuni di confine che sappiamo benissimo si sentono più friulani spesso che veneti, e distanti da Venezia, e che sono sensibili in questo momento particolare
di vita politica, all'esigenza di un cambiamento. Sta a noi, sta al Fronte Friulano, sta al Partito Nazionale Veneto, sta a tutti i partiti e ai movimenti che stanno creando un'alternativa, sfruttare secondo noi questo momento particolarmente favorevole, questa nuova finestra di libertà che si sta aprendo, perché è una finestra di libertà che durerà poco. Grazie ancora. Grazie a tutti.